Storytime, Evoluzione Radio. Ed eccomi qui di nuovo con voi. Ciao amici di Storytime di Radio Canale Italia. E oggi parliamo con Mark Spezzamonte di Make Group. Ciao Mark, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Eleonora. Allora Mark, parlaci un po'. Tu sei il Managing Director di Make Finance. Abbiamo creato una vera e propria divisione che si chiama Make Finance, appunto, che dirigo insieme ai colleghi. E si occupa appunto di cosa? Di incentivare, di supportare tutte le imprese nel recupero di quota parte degli investimenti. Diciamo ormai da 3-4 anni a sta parte si sta creando, a nostro avviso, nel mercato di riferimento una nuova figura professionale che è consulente appunto di finanza agevolata, e permette appunto alle imprese di avere un supporto nel recupero degli investimenti sostenuti. Okay? Quindi è una sorta di opportunità che date alle aziende. Stiamo parlando anche di piccole e medie imprese, giusto? Esattamente. Allora, sì, allora premettiamo che come Make Group quello che ci piace fare appunto è lavorare per e con gli imprenditori, ok? Quindi noi per scelta lavoriamo solo con la piccola e media impresa, questo perché in contesti industriali molto più strutturati magari è più difficile coinvolgere la direzione, certo, aziendale, assolutamente. Cosa che non succede invece sulle piccole e medie imprese, quindi riusciamo a coinvolgere e a lavorare con gli imprenditori stessi. Molto molto bene. E volevo chiederti, tu e il tuo staff vi occupate tutti della stessa cosa oppure siete un attimo più indirizzati rispetto anche al bisogno delle piccole e medie imprese? No, certamente. Allora, le incentivazioni fiscali si dividono, diciamo, per bisogno, no? Esiste un falso mito dei contributi a fondo perduto che siano soldi un po' cadono un po' dal cielo, sì. No? invece i contributi a fondo perduto seguono la voglia appunto delle imprese di migliorare il proprio asset aziendale, no? Quindi investimenti in beni materiali, ricerca e sviluppo, quindi diciamo ogni figura all'interno dell'azienda ha la propria specializzazione nel supportare questo tipo di attività. Conta che sì, diciamo, finanza agevolata si divide appunto in fiscalità, quindi incentivazioni fiscali dirette, e contributi a fondo perduto, quali sono bandi, agevolazioni, eccetera, eccetera. Quindi seguono due iter operativi completamente diversi. Certo. E ogni persona ha una specializzazione su questa cosa. Infatti, avete un settore che prediligete oppure vi basate un po' alla richiesta, tra virgolette, di aiuto delle piccole e medie imprese? E secondo te, Mark, qual è il tipo di settore che secondo te dovrebbe avere un attimo di aiutino in più, ecco? No, se c'è. Sì. Allora, diciamo che il piano nazionale si chiama Industria 4.0, si chiama Industria 4.0 perché va a incentivare proprio il settore industriale manifatturiero. Sì. Questo vuol dire che diciamo il 60-70% dei clienti comunque che ci danno fiducia derivano dal settore manifatturiero. Questo non vuol dire che comunque ci siano altri tipi di incentivazioni che vadano a incentivare società del terziario, società commerciali, quindi è una platea che non si pensa ma che copre a 360 gradi il mercato. Cosa sai cos'è, Eleonora? Che come ben sai la burocrazia, no? Italiana è una cosa molto molto conosciuta. Sì, e un iter infinito. E purtroppo blocca magari anche i piccoli imprenditori, certo, davanti a una montagna così grande a scavalcarla, no? E quindi, di carte, di quindi già richieste. Prima dicono guarda, sai, piuttosto non faccio lascio niente. Perdere, quindi, sì. Noi come Make Finance gli diamo supporto in questa cosa qua per ottenere concretamente dei risultati. Bravo. Com'è cambiato secondo te l'approccio delle piccole e medie imprese in merito a ruoli come il tuo post-Covid? Secondo te hanno aperto un pochino gli occhi e si fanno aiutare un pochino di più? Sì, diciamo che molte agevolazioni, indipendentemente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ben conoscerai, hanno avuto un incremento dopo appunto il Covid. Questo perché ti faccio un esempio che si sente molto al telegiornale: i crediti d'imposta sull'energia elettrica e gas sono appunto stati istituiti a fronte appunto della purtroppo crisi energetica derivante appunto dalla guerra. Dalla guerra. E quindi diciamo gli incentivi ci sono sempre, basta studiare la normativa, sapere come applicarla
e portare a casa il risultato. Il vostro affiancamento a queste aziende è, cioè, li portate fino al loro obiettivo, oppure dopo continuate ad avere un affiancamento costante, cioè ogni tot tornate a chiedergli: allora come sta andando, vi è servito il nostro aiuto? No, certo, diciamo che noi lavoriamo in due tipologie della professione, okay? Quindi o lavoriamo a progetto singolo, okay, con la società. Ci contatta, da Eleonora ci contatti, dici: guarda, voglio fare questo tipo di formazione, e noi ti supportiamo direttamente su questa cosa qua, ok? Quindi inizia il progetto, facciamo, diciamo, l'analisi di fattibilità, rendicontazione, chiusura. Dopo ovviamente non è che chiudiamo il contratto, ciao, arrivederci. Saluti. Comunque teniamo i rapporti, certo, per vedere se comunque la tua realtà aziendale possa avere anche nel medio e lungo termine ulteriori agevolazioni. Ho capito, grazie Mark. Volevo ricordare agli ascoltatori i contatti: trovate Make Group su Facebook e LinkedIn, potete telefonare al numero 800 13 47 04, visitare il sito www.make-group.it o mandare una mail a info@make-group.it. Grazie Mark, è stato un piacere conoscere questo mondo che conoscevo sì, ma non così in modo specifico. Quindi anche i nostri ascoltatori saranno molto felici di conoscerti e di contattarti di nuovo all'info@make-group.it, Mark Spezzamonte. Grazie Mark, è stato un piacere averti qui con noi. Grazie Leonora. Buon lavoro. Colgo l'occasione di ringraziarti comunque di avermi ospitato in questa è stato bellissima sede, complimenti davvero. Grazie, grazie mille. Grazie.